figure, figurine e figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo, confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte, punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili e di disagio? Tutti noi. Ebbene, ci faremo raccontare dai più noti personaggi storie buffe e divertenti che da questa notte finiranno per appartenere alla storia dello spettacolo. Chi sarà con noi stanotte a figure, figurine e figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Buonanotte, sono Alessandro Spadorcia. Ciao Alessandro, ciao, Alessandro ciao. Spadorcia, attore, amico, fantastico, doppiatore, ho adattatore. Ho sentito la sigla Benedicta, perché tu non devi meravigliarti d'altro canto. Io ho una moglie che si chiama Benedetta, insomma già siamo nella normalità, ma Benedetta. Infatti io ho chiesto a mia mamma, ma perché non mi hai chiamato Benedetta? Perché sembra un nome da circo. E mia mamma ha detto, ti sei risposta da sola. Senti, allora mi racconti quella volta che? Sì, è una allora, storia che tu hai sempre raccontato a tutti noi, adesso voglio che me la racconti in pubblico. Allora, parliamo di ormai circa, ahimè, 30 anni fa, ero molto giovane, ero agli inizi della mia carriera ed ero in compagnia con Renzo Montagnani, stavamo facendo un un anfitrione di Plauto. Negli stessi giorni eravamo a Firenze, negli stessi giorni al Teatro La Pergola, celeberrimo e prestigiosissimo teatro di prosa di Firenze, era in scena Gassman con Affabulazione di Pasolini. Poiché lo spettacolo nostro finiva un po' prima, io nella pomeridiana di domenica scappai alla Pergola per poter incontrare Gassman, perché per gli attori della mia generazione Vittorio Gassman era un mito. Ero già in arte, avevo già iniziato, però insomma diciamo che l'attore che incarnava il mito dell'attore tragico, del grande istrione di teatro, era Gassman. Quindi per noi era un mito, io volevo andarlo a conoscere, insomma, per farla breve, mi sono presentato lì alla fine dello spettacolo, ho aspettato che tutte le persone lo salutassero e scemassero dai camerini, dopodiché ho timidamente bussai alla porta, oltre la quale sentì l'inconfondibile sua voce dire «Chi è?». E io molto timidamente, ero molto giovane, credo 26-25 anni, dissi «Buonasera, io sono un giovane attore, volevo conoscerla». Allora socchiusi la porta, mi affacciai e lui disse «Nome?». E io dissi «Spadorcia». E lui «Lo cambi!». È meravigliosa, povero piccolo lui, giovane, che entra nel camerino di un mito. Beh, insomma, cattivello Vittorio Gassman, però. Ma più che cattivo era, da quello che so, poi non ebbi la fortuna di conoscerlo, ma insomma tutti dicono che era un personaggio straordinario dal punto di vista anche dell'ironia, era soprattutto un grande ironico. Non è che avesse tutti i torti in fondo, anche se nel corso degli anni è stato smentito dal successo di persone che hanno un cognome simile, altrettanto ostico, sì. Mi viene in mente Scamarcio. Certo, è vero. Ecco, Riccardo Scamarcio ha un cognome non esattamente attorale, no? No, diciamo no. Beh, anche Benedicta non è un nome semplice e io me lo sono tenuto. Senti, Alessandro, che cosa stai facendo di bello in questo momento? Teatro no, perché non si riesce più a farlo. Le grandi compagnie di giro sono sempre meno. La crisi di cui tanto si parla investe tantissimo il mondo dello spettacolo, anche se se ne parla di rado. Quindi le grandi compagnie non ce ne sono poche, non come una volta. Faccio altro, molto altro, faccio regie, faccio il doppiaggio, faccio gli adattamenti dei dialoghi. In questo momento che adattamento stai facendo, che doppiaggio stai facendo? Sto facendo gli adattamenti dei dialoghi di una serie che si chiama Jesse Stone con Tom Selleck. Ecco, mi veniva Magnum P.I. perché c'è una certa, Alessandro. Sì, forse per quello. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Spadorcia, buona vita a te, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao.